Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, buongiorno agli ascoltatori di Radio Nettuno, benvenuti a chi ci segue in streaming, nettunotv.tv. Sono Francesco Spada in questo mercoledì 24 maggio del 2017, la Madonna di San Luca ancora in cattedrale a Bologna, in città. Quest'oggi ci sarà la solenne processione a partire dalle 17:15 verso Piazza Maggiore. Lì la benedizione ai bambini, alle bambine, ai fanciulli di questa città, a tutti i bolognesi in città e nel mondo, con ovviamente questo momento presieduto dall'Arcivescovo di Bologna e Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi. La diretta televisiva di Nettuno TV canale 99 a partire dalle 17 accompagneremo la Madonna di San Luca subito fuori dalla cattedrale, lungo il percorso, lungo la processione, poi la solenne, come detto, benedizione in Piazza Maggiore e poi il rientro in cattedrale. Quest'oggi dunque a partire dalle 17 tutti pronti a seguire la Madonna di San Luca in questa giornata. Andiamo subito sui quotidiani della città di Bologna. Cominciamo dal Resto del Carlino, CRB, paletti del comune, i cittadini saranno ascoltati. Gruppi, ex segretario della CGIL guida il fronte dei no, assurdo un nuovo market, Lepore 10 milioni per mettere a nuovo gli impianti di base. E poi l'autoprestito, sotto le due torri nasce Outing, la prima piattaforma italiana su internet che permette di condividere la macchina di privati cittadini, usarla per brevi periodi. E poi fioriere antiterrorismo bloccate dalla burocrazia, allerta dopo l'attentato di Manchester, i New Jersey devono ancora essere realizzati. E poi Budri, un testimone, ho visto Igor poco prima che uccidesse. Intanto per lunedì prossimo le forze dell'ordine, i sindaci hanno convocato tutti a Molinella per incontrare i cittadini e chiaramente forse sarà un momento non bellissimo, perché potrebbe esserci in qualche modo la comunicazione del fatto che Igor non è stato preso. Porretana, vandali incendiano tre autovelox in quella di Sasso Marconi, davvero un fatto incredibile e assurdo. Poi blitz contro Pane Bianco, 2 mesi di sospensione per l'attivista Loris Narda, tensioni in Ateneo. Questa è ancora la prima pagina del Carlino. Pronta Repubblica di Bologna, PD e 5 Stelle alla prova, così il voto in Emilia diventa test nazionale. L'11 giugno 20 comuni alle urne per i sindaci, a Piacenza l'MDP sfiderà i Dem col proprio candidato. Parma, Pizzarotti in vantaggio nei sondaggi, grillini restano distaccati. Questa è ancora la prima pagina del quotidiano Repubblica. E poi impianti sportivi, cittadini ridotti all'osso, servono 14 milioni per rimetterli in sesto. La mano tesa degli orchestrali Ezio Bosso, caro maestro, collaboriamo per il teatro comunale dopo lo strappo. E poi tra i detriti del cantiere nascerà un altro market, proteste in via Libia. Velostazione, mezzi a nolo per i disabili, ancora dalla prima pagina di Repubblica di Bologna. E ancora Obo, blitz in Senato, accademico, sempre prima pagina del quotidiano. Palazzo Magnani apre quadreria e carracci, poi ai nostri microfoni la presidente della Fondazione del Monte, professoressa Finocchiaro, intervistata dalla nostra Davis Colombi. Prima pagina anche per il Corriere di Bologna, eccolo, sport, la volata di Lepore. Non solo CRB e Dallara, piano da 14 milioni per rifare palestre e impianti. Concerti e feste di strada, nuova allerta sicurezza dopo la strage di Manchester, l'attentato, bandiere intanto listate a lutto anche per il comune di Bologna. L'economia e la società 4.0, è Marco Marozzi che firma questo articolo sul Corriere di Bologna, innovazione, lavoro e solidarietà. E poi dal Galvani all'alloro globale. Beatrice Vaccaro e Maria Sofia Gazzotti hanno studiato insieme al liceo Galvani, poi insieme alla Bocconi, ancora al supercorso della Bocconi per una laurea in 3 continenti. Quel patto Renzi-Silvio che salva via Rivani, Critelli più forte, questa è ancora la prima pagina del quotidiano. E poi sete di vino e la terra ora non basta, boom di richieste, 16 volte più dei lotti disponibili in tutta l'Emilia Romagna. Ancora le limitazioni sono giuste, meglio la qualità della quantità, qui sono i produttori ad intervenire, sempre dalla prima pagina
del Corriere di Bologna, che poi nelle brevi ci ricorda: Tafferugli in Belmeloro, Obo assedia il Senato. Questo è ancora il tema lanciato dal quotidiano. Ma adesso andiamo subito ad occuparci di vaccini, è sicuramente il tema del giorno. Ieri abbiamo sentito ed intervistato Pandolfi, lo ha intervistato per voi Elisa Orlandi proprio su questo tema. Allora andiamola a sentire ai microfoni di Nettuno TV e Radio Nettuno, eccolo. Sono stato perplesso e l'ho anche espresso in modo chiaro. Non ho nulla da dire nell'ambito dell'aspetto scientifico, perché sono cose molto importanti che devono essere comunque momenti, e sono momenti importanti per l'approfondimento e l'aggiornamento della classe medica. D'altra parte però ho la sensazione che questi tipi di commissioni abbiano di fondo un rischio, che ci sia una commissione tra il tecnico e lo scientifico e il politico, quando il politico ha già definito quelli che sono i percorsi da seguire per la nostra comunità italiana. Ho mandato una nota, devo dire ho mandato una nota con un po' di rammarico e dispiaciuto, perché sono stato messo in questa commissione senza aver dato mai un assenso all'inizio, insomma. Quindi, però ho mandato la nota dicendo che non ritengo di poter partecipare. Comunque sia, auguro ovviamente a tutto il gruppo, perché sono tutte persone molto stimate che conosco in parte, e quindi auguro che facciano un buon lavoro. Devo dire che l'azienda, con quello che sono i tempi, che sono stati strettissimi, una domanda velocissima e rapidissima, è riuscita a dare una risposta. Dall'inizio dell'anno 16.000 vaccinazioni in più, un ambulatorio che riesce a dare 500 vaccinazioni a settimana, è pronto a dare una risposta. Ovviamente le domande sono tante, devo dire anche in qualche caso forse non così cogenti e urgenti. Anche questo è un compito da parte delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari, fare in modo di far comprendere alle persone che l'urgenza e l'emergenza è ben definita. In molti casi non è così necessario essere così pronti a correre a vaccinare. Questo Paolo Pandolfi, direttore della sanità pubblica per quanto riguarda la città di Bologna, ma con lui Elisa Orlandi ha voluto anche tornare a parlare, approfondire il tema delle dimissioni di Fioritti e tutte le polemiche legate a quella situazione, dimissioni per il tema dei medici sulle ambulanze, dopo l'inchiesta disciplinare interna all'Ordine dei Medici che è stata lanciata e le conseguenti direzioni di Fioritti. Andiamo a sentire ancora Pandolfi, ancora il microfono di Elisa Orlandi. Le dimissioni di Fioritti sono una storia che mi ha fatto male, perché un'azienda che funziona, che sta portando avanti tantissimi obiettivi, che sta realizzando quello che è il suo punto di riferimento, quello che è creare salute, avere un direttore sanitario così innovativo, pronto, molto attento, intelligente, disposto all'ascolto, al dialogo, e dover diventare un capro espiatorio di una cosa che non doveva entrare sulla persona ma eventualmente su alcune istituzioni, ecco, questo mi ha fatto un po' male. Cosa auspica per il futuro? La cosa più importante secondo me è trovare il modo perché tra istituzioni si definiscono meglio i limiti, e cioè che delle istituzioni che hanno dei compiti specifici facciano il loro lavoro perché è dovuto, ma che questo lavoro sia chiaramente definito in modo tale da non condizionare in modo inopportuno altri. Queste dunque le parole anche di Pandolfi sul tema di Fioritti. Noi andiamo ancora avanti e andiamo a prendere in considerazione anche lo sport con il QS Sport. Bradaric nel mirino, il DS Bigon già al lavoro per costruire il Bologna 2018, piace il centrocampista croato, ha 25 anni, in difesa spunta anche il nome di Ogbonna, e per l'attacco si pensa a Maceda, Di Francesco, stagione finita. E poi ancora il Muratori, presidente di Fortitudo, eccolo, dice: se ci fosse la finale con il derby servirebbe il Dallara per ospitare i tifosi. Muratori torna su questo tema, il presidente della Fortitudo dà la carica, il numero uno dell'F avverte l'esigenza di avere un impianto più grande del Paladozza per accontentare tutti i fans. E poi ancora Marchetti, dopo il trionfo a Monza con la Ducati, emozione fantastica, l'Inter ha scelto l'allenatore Spalletti, Di Francesco sarà il mister della Roma. Dio a Farina, l'arbitro tutto d'un pezzo che scopriva i nuovi talenti, è morto da appena 54 anni dopo una lunga malattia. Donnarumma, arriva il City con 50 milioni, Montella ora decidi, sempre dalla prima pagina. Poi si parla del Giro d'Italia, prova di forza, Nibali doma il Mortirolo e
lo Stelvio, Giro d'Italia, ma Domoli in conserva però la maglia rosa. Queste ancora le pagine del Resto del Carlino, le pagine dello sport. Entriamo invece all'interno del Carlino di Bologna. T-Days in pass, Fioriere anti-attentati, il Comune deve ancora acquistarle. Dopo l'attacco a Manchester, summit urgente col prefetto Piantedosi. Il nodo, gli uffici stanno valutando un bando o l'affidamento diretto, sempre da questa prima pagina del quotidiano. E poi ancora il cordoglio intanto nelle istituzioni. Palazzo da Curzio ha listato a lutto le bandiere, mentre in regione è stata issata a mezz'asta la Union Jack. E poi Merola, alziamo la testa contro l'odio e il terrorismo, davvero situazione drammatica. E poi ancora, sempre dalle pagine interne del Resto del Carlino di Bologna, caccia al killer, carabinieri faccia a faccia con la gente, lunedì il primo incontro ufficiale si terrà a Molinella con Budrio, Argente e Porto Maggiore. Le segnalazioni, l'invito resta di essere i più tempestivi possibili in caso di dubbio. L'arma, i comandanti provinciali di Bologna e Ferrara spiegheranno un po' la situazione, ma purtroppo lo stato attuale, Igor è ancora in libertà dopo quasi 50 giorni di caccia all'uomo senza precedenti. Quella sera ho visto Igor, andava a uccidere Fabri, un testimone ha raccontato l'episodio ai carabinieri, in sella una bici con cappellino mimetica e fucile a tracolla, mi è sembrato strano, l'ho notato. E poi ancora cambio di strategia, sono state intensificate le ricerche dinamiche con meno pattuglie fisse appena fuori dai centri abitati, dunque c'è una riduzione del personale. Il terzo delitto, il serbo indagato anche per l'omicidio di Salvatore Chianese, la guardia giurata uccisa a dicembre 2015 nel Ravennate. Questa è ancora la pagina, le pagine interne del Resto del Carlino. Andiamo anche sulle pagine interne di Repubblica, che ha spazio invece per il tema elettorale. 20 sindaci in corsa, PD e 5 Stelle si contano dopo le scissioni, l'ora delle amministrative lungo la via Emilia per pesare l'effetto dell'MDP e dei fuoriusciti grillini. Si vota in 20 comuni, due dei quali erano stati commissariati, alle urne in 380.000 persone. Amelia, referente naturale di Pisapia, e poi a Marina di Ravenna nasce la festa della disunità. La sfida dei bersaniani è ancora da Repubblica in questa versione regionale, la sfida dei bersaniani contro i Dem a Piacenza e alleati a Riccione. Il caso Ferrara, il sindaco PD Tagliani ha tolto le deleghe all'assessora Felletti, che è entrata in articolo 1. Epurati in pole position, la rivincita degli ex a Parma e Comacchio, l'ex sindaco, abbiamo un programma molto ricco, i miei sfidanti ancora non l'hanno presentato, qui siamo in quella di Parma. E poi, restando ancora qualche istante sulle pagine di Repubblica, le scelte dell'amministrazione, si parla della palestra del CRB, non si tocca, l'Epore fa il punto sul futuro del circolo, decidiamo insieme cosa costruirci, tanti impianti ma in pessime condizioni, solo lo sport in città, servono 14 milioni di euro. Andiamo anche sulle pagine del Corriere della Sera, anche qui c'è il tema dello sport, la volata di Lepore, non solo CRB e Dallara, piano da 14 milioni per rifare palestre e impianti. E allora entriamo subito all'interno, impianti e campetti da riqualificare, il Comune investiamo 14 milioni di euro, alle 171 strutture di terra andranno 7 milioni, 4 per il Paladozza e gli altri alle palestre popolari. Le situazioni peggiori al Navile, Porto, Saragozza, Lepore, ora così mettiamo in sicurezza tutto. E poi Dallara, CRB e Prati, il Bologna cerca un'altra area per far quadrare i conti, la società deve sciogliere i dubbi su zone, progetti e partner, qui ancora si parla ovviamente del quotidiano. L'assessore di scenari elettorali e l'accusa pericolosa di speculare, questo è il tema ancora lanciato dal Corriere di Bologna. Ma torniamo ai servizi della nostra redazione giornalisti. Tanti temi, una giornata davvero molto ricca, quella di ieri e ancora di più sarà quella di oggi. Noi andiamo a parlare in questo momento invece ancora, si continua ovviamente molto a parlare del tema legato all'ambiente, il tema legato a Fico, il tema legato diciamo così, tutto quello ovviamente che deve essere la tutela delle persone, non solo. Andiamo a sentire l'intervista al direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, intervistato da Silvia Pizzo, eccolo. Nasce dalla volontà sia della nostra federazione
dei venditori di frutta e verdura, dell'ortofrutta dal dettaglio, ma anche dei nostri grossisti, quindi delle nostre due sigle FIDA e FEDAGRO, di sviluppare un'azione forte di sensibilizzazione nei confronti dei consumatori sul tema della sana e corretta alimentazione, quindi prodotti sicuri, prodotti genuini, prodotti controllati e da questo punto di vista garantiti da un duplice controllo che viene fatto sia dalla ASL che dal CAB e naturalmente anche da tutte le nostre organizzazioni sia dell'ingrosso del dettaglio. Un modo per continuare a fare cultura d'impresa e a garantire ai consumatori una dieta e una sana corretta alimentazione. Queste dunque le parole di Giancarlo Torelli sui prodotti sicuri, ma abbiamo sentito anche l'intervistato il professor Andrea Segre, lo ha fatto per voi sempre la nostra Silvia Pizzo. Andiamo a sentire l'intervista. I prodotti sicuri è un tassello importante per garantire qualità e sicurezza ai nostri consumatori quando vanno ad acquistare, soprattutto nel piccolo dettaglio, anzi direi nel piccolo dettaglio in città, i prodotti che passano attraverso il centro agroalimentare di Bologna. È importante questo perché il nostro hub, che garantisce prodotti di qualità e freschi per un consumo che rientra pienamente nei dettami della dieta mediterranea, frutta e verdura, soprattutto, deve dare a noi consumatori delle garanzie e noi siamo il luogo dove questo effettivamente avviene, intanto perché siamo partiti con un controllo capillare da parte delle ASL che hanno un ufficio proprio all'interno del CAB e provvedono per 100.000 controlli all'anno e questo è già un dato che non trova riscontro altrove, ma vogliamo fare di più in modo che questa certificazione arrivi direttamente al consumatore attraverso questo marchio e i negozi possano esporlo, perché è quello che veramente c'è bisogno, di prossimità e di sicurezza ma anche di fiducia. Chi consuma prodotti locali, perché una buona parte dei prodotti vengono proprio dal nostro territorio, deve essere ben garantito. Quindi mi pare veramente un bel progetto che parte da Bologna e io mi auguro che poi si estenda anche in altre città dove sono presenti i mercati. Queste dunque le parole anche di Andrea Segre sul tema dei prodotti sicuri. Adesso ci spostiamo rapidamente anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, ovviamente il tema della strage di Manchester con altri particolari e soprattutto i numeri definitivi di quella strage sulle prime pagine. Cominciamo dal Resto del Carlino QN nazionale, la strage dei bambini, attacco ISIS a Manchester, bomba al concerto dei teenager, 22 le vittime, 17 ancora i dispersi, 119 feriti, il kamikaze è un inglese libico già noto peraltro alle forze dell'ordine, i volti e le storie tra eroismo e strazio, aiutatemi a ritrovare mia figlia, questo è il titolo con tanto di fotografia sulla prima pagina del quotidiano. Corriere della Sera, eccolo qui, la strage delle ragazzine, l'ISIS rivendica l'attentato, 22 morti, ma è imminente un nuovo attacco, città presidiate. E poi Trump e la cena a Roma e l'incontro con il Papa, l'arrivo a Roma del presidente americano Donald Trump con la moglie Melania. E poi ancora l'estate musicale blindata in 1500 eventi, il ministro degli interni Minniti. Repubblica sceglie l'apertura tutta pagina con questa immagine fotografica. La Repubblica, dicevamo, c'è questo tema, l'orrore spiegato ai nostri figli, questo è il tema, Massimo Recalcati, dopo ogni attentato in cui i nostri figli muoiono, muore con loro anche un pezzo di mondo, la prima cosa da fare allora è resistere alla tentazione della chiusura. E poi all'interno, ancora Repubblica, una seconda apertura, la strage dei ragazzini, Manchester, kamikaze allo show di Ariana Grande, 22 morti, 59 feriti, tra loro bambini e adolescenti, l'attentatore suicida è un 22enne di origine libica, l'ISIS rivendica, la Premier May, temiamo altri attacchi, dunque stato di allerta al top. E poi Repubblica Nazionale, anche qui va sul tema di un sondaggio di Repubblica sulle elezioni a Parma, Pizzarotti il ribelle, Movimento 5 Stelle verso il bis a Parma e poi si appella alla sentenza Grilli, basta soldi a Veronica, la mossa di Silvio Berlusconi. Andiamo anche sulle pagine del
della stampa, eccola qui, il tema della stampa, ISIS, attacco al nostro futuro, gli islamisti rivendicano, May teme altri attentati e schiera l'esercito nelle maggiori città, Trump, sradicheremo i terroristi dal mondo, oggi a Roma incontra il Papa e il presidente Mattarella, sono ragazzi, famiglie e bimbi, le 22 vittime dell'esplosione al concerto di Manchester, il kamikaze è un 22enne di origine libiche. Poi ancora Salman, la jihad che viene dalla periferia, i sogni spezzati di Giorgina, Laura e Chloe, questo è ancora il tema lanciato dalla stampa, durissimo il titolo del giornale, ci uccidono i figli, kamikaze islamico ammazza 30 ragazzini a un concerto, per l'ISIS era un raduno di crociati e guerra, ma l'Europa pensa all'accoglienza, ma ovviamente sono due temi molto diversi e molto lontani. Safi, la fan bambina, simbolo delle vittime, poi nel Corano i piccoli sono esseri inferiori, l'orrore che unisce due generazioni, uno schiaffo in faccia agli ipocriti in marcia e il governo di Londra finanzia intanto i jihadisti, qui la sinistra italiana, no, qui con un risarcimento milionario. A Roma dal Papa, è il giorno del ciclone Trump, prima pagina ancora dal giornale, la visita blindata del presidente USA alla vigilia del G7 di Taormina e poi ancora impresa sul Mortirolo, giro da pazzi, Nibali stravince la tappa da duri e poi con Roger Moore se ne va lo 007 più British, è morto a 89 anni Roger Moore, noto in modo particolare per tantissimi film e telefilm, pensate alla serie con Tony Curtis, attenti a quei due, ma in modo particolare per essere stato lo 007 successore di Sean Connery. Predicano integrazione, raccolgono bimbi morti, altro titolo veramente durissimo da parte di Libero, effetto accoglienza forse si poteva evitare in Inghilterra, la prima cosa da evitare era la strage, questo è ovvio, però poi diciamo così forse anche altri titoli, più musulmani si ospitano più si rischia di saltare in aria, il solito terrorista islamico entra al concerto dei ragazzi con la tuta rossa e una bomba in mano e nessuno lo controlla, decine di vittime, molti feriti, ecco forse questo è un po' il tema su cui interrogarsi maggiormente, cioè i controlli, la strage degli innocenti, poi porte spalancate ai barbari, così crollò l'impero romano, quell'intesa siglata da Moro che per ora ha protetto l'Italia. Processo lento, fa causa al giudice, imprenditore cita toga in giudizio, mi porta al crack, e poi bonus animali al padrone povero, croccantini e veterinario gratis, questo è ancora il tema lanciato dal quotidiano Libero. Queste le prime pagine dunque dei quotidiani nazionali, torniamo sui quotidiani locali prima del nostro break pubblicitario, vorrei tornare sul resto del Carlino di Bologna, CRB, paletti del Comune, allora andiamo subito a capire quali sono questi paletti, il Comune promette il futuro del CRB passerà dai cittadini, la richiesta per i prossimi anni proposta a Maccaferri, una gestione transitoria, la priorità, i bolognesi del collaboratorio potranno dirci cosa mettere dentro al circolo e poi il nuovo supermercato, una follia, bisogna salvare un circolo storico, parla l'ex CGL Danilo Gruppi, la vendita si può ancora fermare, prezzo stracciato, rispettiamo la proprietà ma 1500 euro a metro quadro sembra un prezzo stracciato, la perizia indica che vale almeno il doppio e poi atletica, Paladozza e palestre popolari, ecco il piano della rinascita, Matteo Lepore abbiamo 150 impianti ma messi malissimo, idea cittadella del rugby al Navile, queste ancora la prima le pagine scusate, interne per quanto riguarda il quotidiano, ma c'è un altro tema, ecco qui, che è quello appunto come detto di Igor, perché per lunedì prossimo è stata convocata la cittadinanza di, quattro comuni, Molinella, Budrio, Argente e Porto Maggiore, perché dov'è finito Igor? Se lo chiedono ormai in tanti nella bassa bolognese e ferrarese, ora i carabinieri e i cacciatori di Calabria tornano a cercarlo nel bunker della Seconda Guerra Mondiale, come dire che a 50 giorni dal primo omicidio del barista Davide Fabri nessuno sa come, dove sia Norbert Führer alias Igor il russo. La preoccupazione cresce con il passare dei giorni, ma la vera preoccupazione è che non riescano ormai più a beccarlo, al punto che gli stessi sindaci dei quattro territori all'interno della zona rossa in accordo con gli uomini dell'arma hanno deciso di fissare il primo incontro ufficiale con la popolazione, probabilmente per dire signori ci dispiace ma non siamo riusciti a prenderlo nonostante il forte dispiegamento di forze e chiaramente insomma anche in questo caso qualcuno dovrà rendere conto diciamo così di questa mancata di questo mancato arresto in una caccia all'uomo che non ha avuto mai precedenti del genere. Poi c'è la testimonianza di quest'uomo, quella sera ho visto Igor andava a uccidere Fabri, questa è ancora la testimonianza che riporta il resto del Carlino e poi ancora
Sempre da questa pagina, ho abortito tra sporco e freddezza, non deve succedere a nessun'altra, la denuncia di una paziente del Sant'Orso, del Policlinico si scusa, Messori il direttore generale, inaccettabile, presto anche lavori strutturali. E poi ancora Nicoletta Tempera che firma questo articolo, e poi spacciatori subito assolti, senza pena, certa, tutto è lecito, amorevole, la NM con il giudice, sempre su questi temi. Allora, ci fermiamo, sì, facciamo il nostro break pubblicitario, il primo break di questa mattinata insieme, tra poco torneremo, Nettuno TV, canale 99 del digitale terrestre, Radio Nettuno, nettunotv.tv per la nostra rassegna stampa in questo mercoledì 24 maggio 2017. Oggi la benedizione solenne in Piazza Maggiore con la Beata Vergine di San Luca, la diretta televisiva su Nettuno TV a partire dalle 17. Adesso la pubblicità, state con noi. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are, show them. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. You're staying in Paris. Goditi nuovi orizzonti grazie alle schermature solari Poliedil. Con Poliedil puoi soddisfare ogni tua esigenza nella scelta di tende, pergole e vele di alta qualità per ripararti dal sole, rinfrescare gli ambienti e ritagliarti nuovi spazi di comfort e relax. Inoltre ti offriamo un comodo pagamento 30 mesi, tasso zero e la massima assistenza sulla normativa per la detrazione fiscale del 65%. Ti aspettiamo nei nostri showroom a Bologna in via Rivani 99/C e al Bargellino in via Bizzarri 21. Poliedil.it. Young Tutor, gestire il conto diventa un gioco per risparmiare. Emil Banca YouTube, conto a canone azzerabile e servizi dedicati per under 35. Welk Home GSG, l'industria di arredamento produttore di camere, soggiorni e cameretti a Bologna è GSG Store, lo store monomarca dove troverai uno staff specializzato in soluzioni tutte su misura, anche fuori standard, direttamente dalla fabbrica con colori personalizzati, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Qualità e risparmio hanno trovato casa in via Persicetana Vecchia 7, uscita 3 tangenziale, gsgbologna.it. La nostra è la storia di una famiglia che produce salumi da più di 100 anni, con la passione degli artigiani e le garanzie di un'impresa moderna, specializzata nei fiori all'occhiello della salumeria italiana, prosciutti DOP, salami e prosciutti cotti, coppe, pancette e la famosa mortadella Bologna IGP. Nata a Bologna, noi della Villani è qui che la produciamo ancora, appena fuori le mura, fresca tutti i giorni, secondo ricetta originale. Provala nei migliori negozi della tua città. Villani Salumi, arte di famiglia dal 1886.
vuoi far crescere la tua attività, la tua pubblicità su Nettuno TV e Radio Nettuno ti consentirà di far conoscere il tuo prodotto. Contatta i consulenti Speed allo 051 60 33 851 o 051 60 33 848. Oppure chiedi informazioni via mail a spe.bo@speweb.it. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Speed, diamo spazio alla tua comunicazione. Nel cuore di Bologna, nella storica location di via 4 novembre 12, ovvero negli spazi del negozio su tre piani che dal 1905 porta le insegne della bottega di tessuti Pasquini, c'è adesso Pasta Car Ristorante. Riscopri le tradizioni della buona cucina bolognese. Gusta la pasta fatta a regola d'arte nelle sale di un palazzo d'epoca con vista mozzafiato sul centro di Bologna. Pasto veloce, leggero, non dispendioso, ma di grande qualità e con un servizio impeccabile curato da una persona sempre in sala a disposizione. La pasta è l'ingrediente più tradizionale della nostra cucina, perfetta e geniale nella sua semplicità, è fatta unendo semola e acqua, è in grado di reincarnarsi ogni giorno in mille formati diversi e innumerevoli condimenti. Adesso Pasta offre un'ampia scelta di primi in formati small, medium e large e solo la sera anche 5 secondi piatti della cucina tipica bolognese e nazionale. Adesso Pasta Car Ristorante, in via 4 novembre 12 nel cuore di Bologna. Per prenotazioni 051 22 00 62 www.adessopasta.it. Bentornati telespettatori di Nettuno TV, bentornati agli ascoltatori di Radio Nettuno, benvenuti anche a chi ci segue in streaming, nettunotv.tv, sono Francesco Spada e in questo mercoledì 24 maggio 2017 torniamo subito sui quotidiani di Bologna, questo è il resto del Carlino, CRB, paletti del comune, i cittadini saranno ascoltati, gruppi, ex segretario della CGL, guida il fronte dei no, assurdo un nuovo market, l'Epore, l'assessore allo sport del comune di Bologna, 10 milioni per mettere a nuovo gli impianti sportivi di base. Poi l'autoprestito sotto le due torri nasce Outing, la prima piattaforma italiana su internet che permette di condividere la macchina di privati cittadini e usarla per brevi periodi. Fioriere antiterrorismo ancora dal Carlino, prima pagina, bloccate dalla burocrazia, i New Jersey devono ancora essere realizzati, poi si parla del blitz contro Pane Bianco, 2 mesi di sospensione per l'attivista Loris Nar. Da Budrio un testimone, ho visto Igor poco prima che uccidesse, poi a Sasso Marconi, pensate un po', sono stati divelti alcuni e bruciati altri, autovelox 3 complessivamente. La prima pagina anche del Corriere di Bologna, concerti e feste di strada, nuova allerta sicurezza dopo l'attentato di Manchester e ancora sport, la volata di Lepore, non solo CRB e Dallara, piano da 14 milioni di euro per rifare palestre e impianti. Interventi necessari sul 90% dei campetti pubblici e sul 60% delle strutture di polisportive e scuole. Quel patto Renzi-Silvio che salva via Rivani, Critelli più forte, Olivio Romanini che firma l'articolo sulle pagine del Corriere di Bologna e poi dal Galvani all'alloro globale, bolognesi le prime laureate, Beatrice Vaccaro e Maria Sofia Gazzotti hanno studiato insieme al Liceo Galvani, poi insieme alla Bocconi e ancora al super corso della Bocconi per una laurea in 3 continenti. Sete di vino e la terra ora non basta, pensate un po', boom di richieste 16 volte più dei lotti disponibili in tutta l'Emilia Romagna, sempre da questa prima pagina del Quotidiano e poi le limitazioni sono giuste, meglio la qualità della quantità, qui ci sono appunto i produttori in campo. Andiamo su Repubblica, la prima pagina, Repubblica punta sulle elezioni amministrative nei comuni, sono 20 della nostra regione, PD e 5 Stelle alla prova, così il voto in Emilia diventa un test nazionale. L'11 giugno 20 comuni alle urne per i sindaci, a Piacenza l'MDP sfiderà i Dem col proprio candidato, mentre in realtà a Riccione sono alleati. E a Ravenna spunta la festa di disunità, Eleonora Capelli che firma questo articolo, poi si parla di Parma con Pizzarotti, l'ex Movimento 5 Stelle, il ribelle, in vantaggio nei sondaggi, i grillini restano distaccati. A Comacchio ritenta l'epurato Fabbri, quindi ci sono una sorta di rivoluzione
rivincita da parte degli espulsi di Grillo. Impianti sportivi, anche Repubblica sul tema lepore, cittadini ridotti all'osso, cioè gli impianti sportivi cittadini ridotti all'osso, servono 14 milioni per rimetterli in sesto. E poi la mano tesa degli orchestrali a Ezio Bosso, caro maestro, collaboriamo per il teatro comunale dopo la presentazione delle dimissioni di quest'ultimo. E ancora, tra i detriti del cantiere nascerà un altro market, protesta in via Libia, questa è ancora la pagina di Repubblica. Velostazione, mezzi a nolo anche per i disabili, questa è l'iniziativa. E poi si parla di Obo, blitz in Senato, accademico. Cazzola, il bello del basket, una manna per la città, l'ex presidente della Virtus torna a parlare sulle pagine di Repubblica dell'intervista di Luca Sancini. Ho visto che Giorgio Seragno gli è andato a vedere la Fortitudo, mi ha fatto molto piacere, credo che lo imiterò domenica, vado a vedere la Virtus. La presidenza di Alfredo Cazzola, patron della Vunera, tra i due secoli, sono scudetti e coppe, resta tra le più amate e vincenti della storia virtusina, e oggi pure lui sembra contagiato dalla rinascita di Basket City. A proposito di Basket City, torna ovviamente con forza il presidente della Fortitudo Pallacanestro Gianluca Muratori a chiedere, in caso ci dovesse essere una finale tra le due bolognesi, di poter immaginare di poter utilizzare il Dall'Ara per ospitare tutti i tifosi, che potrebbero essere davvero tantissimi, anche perché a Bologna comunque il basket vuol dire Fortitudo e vuol dire Virtus. Questo è, diciamo, un obiettivo della comunicazione negli anni centrato sul piano della pallacanestro, e che dovrebbe essere anche l'obiettivo anche del Bologna Calcio. Il numero uno dell'Efe avverte l'esigenza di avere un impianto più grande del Paradozza per riuscire ad accontentare tutti i fans. È chiaro che sarebbe davvero molto bello, sogniamo un po' un derby nelle ultime 5 gare di questo campionato, perché darebbe comunque, diciamo così, ad una bolognese la possibilità di salire. Poi chiaramente sarebbe uno spettacolo straordinario per tutto il basket italiano. Bologna ancora una volta un grande esempio da questo punto di vista. Ancora dalle pagine dei quotidiani, io vi porto anche sulle pagine dell'Arresto del Canino di Bologna, vi porto sulle pagine dell'Appennino, perché si parla di noi. Abbiamo presentato il progetto Nettuno TV va in Appennino, in collaborazione con la città metropolitana, con l'Unione dell'Appennino, di tutti i sindaci dell'Appennino, con Appennino Slocor, una forte collaborazione con Emil Banca, era presente anche il direttore generale Daniele Ravaglia, ma non solo, per cui ecco il titolo: il camper di Nettuno TV va in Appennino, valorizziamo il nostro territorio, valorizziamo dopo il viaggio in città e pianura la nuova iniziativa di Nettuno TV con il suo camper, cioè quello di affrontare anche il tema dell'Appennino. Abbiamo trovato davvero grandissima voglia, vivacità e passione per raccontare tutto questo, quindi lo faremo a partire dai primi di giugno, sarà davvero una bella esperienza, e chiediamo la vostra forte, fortissima collaborazione come sempre. Quindi vi andremo a breve a portare e a raccontare sempre di più questi aspetti. Adesso ci spostiamo invece con la Fondazione del Monte, la presidente Finocchiaro, perché ha realizzato un importante restauro di Palazzo Magnani, ieri la presentazione ufficiale, a seguire per noi la cosa c'era Davis Colombi. Il progetto che presentiamo oggi è un progetto culturale internazionale di grandissima levatura, perché sostanzialmente apriamo al pubblico questo meraviglioso palazzo del Cinquecento, la sua collezione barocca e la sua collezione d'arte contemporanea. Parlo di un progetto internazionale perché questo palazzo e la sua collezione verrà messa a disposizione non soltanto dei cittadini e dei turisti a Bologna, ma in collegamento con tanti musei internazionali che ospitano lavori preparatori delle opere che oggi vediamo. Per noi non è soltanto un progetto culturale, anche se questo basterebbe, è anche tanto di più, perché la Fondazione, come sapete, si è impegnata da tempo sulla riqualificazione di via Zamboni con l'apertura delle biblioteche la sera, e questo è un altro tassello. È un progetto che valorizza le competenze dei giovani studiosi di storia dell'arte, perché si occuperanno direttamente della valorizzazione del palazzo con accordi con l'Università e l'Accademia delle Belle Arti, e ancora è un progetto questo che catalizza tutte le energie della città, perché prima ancora che aprissimo abbiamo ricevuto tantissime proposte di fare cose insieme, dai concerti alle letture a momenti di conversazione insieme qui in questo palazzo, e quindi sarà, come dire, un modo per vitalizzare l'energia che c'è in questa città.
E queste dunque le parole della Presidente Finocchiaro, grande soddisfazione, ovviamente grande impegno da parte della Fondazione del Monte anche su questo tema. Voglio portarvi però ancora invece a occuparci di lavoro, di patto per il lavoro, come sapete questa firma importante che è avvenuta nei giorni scorsi, lunedì scorso, nella sala urbana di Palazzo d'Accursio, su questa iniziativa che riguarda proprio un patto per il lavoro, insieme per un'intesa sul lavoro che vede tanti attori, a partire dalla arcidiocesi di Bologna, al comune, a un'industria, ai sindacati e a tante altre associazioni di categoria. Allora andiamo a sentire la soddisfazione, i nostri microfoni espressi dal direttore di CNA Bologna, Cinzia Barbieri, eccola. Credo che sia un bel esempio, rappresenti proprio un momento di coesione della città, credo che ci voglia, che sia anche un salto culturale di questa città. Tante altre città non ce la fanno, probabilmente Bologna è già orientata, quindi il comune, la città metropolitana, la curia, tutte le organizzazioni insieme per il lavoro, perché credo che sia l'elemento fondamentale ovviamente per la nostra vita, perché tutto questo fa girare l'economia, fa girare il benessere di una città, di un paese, quindi noi ci siamo messi a disposizione per dare il nostro contributo in termini di azioni, in termini di risorse, affinché il lavoro possa ripartire per tutti. Davvero una bella iniziativa, avremo poi occasione di parlare anche di tutto questo tra poco con il nostro ospite. Prima però parliamo di sicurezza, dati una mossa, è un'iniziativa importante sul tema della sicurezza stradale, ma non solo, perché quest'anno in questa grande iniziativa che si tiene nel Parco della Montagnola sarà impegnato anche l'Istituto Edile Bolognese, l'IPLE, e insomma noi intanto ieri abbiamo parlato però di sicurezza, l'abbiamo fatto con Mauro Sorbi dell'Osservatorio e non solo, lo ha intervistato per noi Elisa Orlandi, vediamo. Come parteciperete voi dell'Osservatorio a questa iniziativa? Diciamo che giornata più bella non ci sarà per domenica per la sicurezza e capita un momento in cui credo che ci sia molto bisogno di educazione, ovviamente non solo stradale. Noi saremo con i carabinieri, con i quali abbiamo cominciato una collaborazione e che vede circa 140.000 ragazzi partecipare alle nostre iniziative che riguardano la sicurezza sulla strada, ma soprattutto un'altra cosa, l'educazione civica, che non dovremo mai scordarcela né nella strada né nella vita. Quindi questa occasione sarà quella per i genitori anche di accompagnare i loro bambini e casomai di imparare le regole sia dell'educazione stradale che della vita, che sembrano un po' scomparsi in questi ultimi giorni dal nostro territorio. Noi siamo già partner da anni di questa attività, siamo al villaggio della salute, del benessere e divertimento e abbiamo un percorso propedeutico per i bambini dedicato a loro con le biciclettine e quindi noi siamo a loro disposizione per insegnargli le regole della strada. Quali sono le domande più frequenti che vi fanno i bambini? Domande no, ma magari ci raccontano molto la vita dei genitori in auto e dei comportamenti. Noi ovviamente li educhiamo a essere gentili e a ricordare ai genitori che alcuni comportamenti non sono, diciamo così, da tenere in auto, però a loro piace partecipare con i loro racconti. Pensa che i genitori li tutelino a sufficienza per la strada? Esattamente sì, noi adesso abbiamo un corso di preparto all'interno dell'ospedale Sant'Orsola in accordo con l'università e il DIMEC e diciamo così cominciamo a comunicare alle mamme come si trasportano i neonati in auto, non sicuramente in braccio, questo è chiaro. Bene, allora sicurezza sempre in prima linea, adesso ci fermiamo, è arrivato il momento di fare il nostro break pubblicitario, al rientro, vabbè ve lo annuncio, c'è il segretario regionale riconfermatissimo Giorgio Graziani nei nostri studi, tanti temi ovviamente caldi partendo da quelli del lavoro, adesso ci fermiamo, come detto c'è la pubblicità, state con noi. Goditi nuovi orizzonti grazie alle schermature solari Poliedil. Con Poliedil puoi soddisfare ogni tua esigenza nella scelta di tende, pergole e vele di alta qualità per ripararti dal sole, rinfrescare gli ambienti e ritagliarti nuovi spazi di comfort e relax. Inoltre ti offriamo un comodo pagamento 30 mesi, tasso zero e la massima assistenza sulla normativa per la detrazione fiscale del 65%. Ti aspettiamo nei nostri showroom a Bologna in via Rivani 99/C e al Bargellino in via Bizzarri 21. Poliedil.it. Con YouTube e i
nostri Young Tutor. Gestire il conto diventa un gioco per risparmiare. Emil Bank aiuto. Conto a canone azzerabile e servizi dedicati per under 35. Speciale anniversario Stosa Cucine. Per festeggiare i suoi 50 anni, Stosa ti ha riservato una sorpresa speciale. Puoi acquistare la tua cucina in piccole comode rate mensili. Tasso zero, TAN zero e TAEG zero. Inoltre, in esclusiva per gli store, i nuovi modelli di cucine in anteprima nazionale. Nuovi colori, nuove finiture, nuove tecnologie. Scopri tutti i dettagli che fanno la differenza e gli accessori intelligenti. Rendi la tua cucina funzionale, divertente e gustosa. Stosa Store Bologna si trova in via Persi Cetana Vecchia 72 a Bologna. stosabologna.it. La nostra è la storia di una famiglia che produce salumi da più di 100 anni, con la passione degli artigiani e le garanzie di un'impresa moderna, specializzata nei fiori all'occhiello della salumeria italiana: prosciutti DOP, salami e prosciutti cotti, coppe, pancette e la famosa mortadella Bologna IGP. Nata a Bologna, noi della Villani è qui che la produciamo ancora, appena fuori le mura, fresca tutti i giorni, secondo ricetta originale. Provala nei migliori negozi della tua città. Villani Salumi, arte di famiglia dal 1886. Campi, in Italia, contorni di verdure ricchi e generosi. Sono i contorni Orogel. Fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Vuoi far crescere la tua attività? La tua pubblicità su Nettuno TV e Radio Nettuno ti consentirà di far conoscere il tuo prodotto. Contatta i consulenti Speed allo 051 60 33 851 o 051 60 33 848 oppure chiedi informazioni via mail a spe.bo@speweb.it. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Speed, diamo spazio alla tua comunicazione. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No one there to raise them.
lost my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Bentornati, bentornati telespettatori di Nettuno TV, bentornati agli ascoltatori di Radio Nettuno, benvenuti anche a chi ci segue in streaming, nettunotv.tv, eccolo qua, Giorgio Graziani, segretario generale CISE Emilia Romagna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Possiamo partire subito da questo patto, da questa insieme per un'intesa sul lavoro che vede tanti protagonisti, la diocesi di Bologna, il comune, un'industria, tutte le associazioni di categoria, i sindacati, insomma un gesto concreto, finalmente ci si è arrivati, insomma l'arcivescovo voleva arrivarci un po' prima, a dire il vero, ha conquistato che sperava in tempi più rapidi, però poi ovviamente il risultato è quello che conta. Beh, intanto questo patto è un patto che noi salutiamo con grande positività. Peraltro Bologna aveva già un patto sociale, il patto per il lavoro regionale aveva già, come si dice, canalizzato un obiettivo che è quello di mettere insieme per trovare risposte comuni. Devo dire, proprio dall'osservatorio regionale, sì, rispetto a quello che è un'attività di questa città, questo patto ha un sapore particolare. Io sono molto contento, ha fatto un bellissimo lavoro i nostri sindacati territoriali, ma soprattutto c'è un valore aggiunto, il coinvolgimento della diocesi, passatemelo, il traino da parte dell'arcivescovo. Non lo dobbiamo negare. Di questo passaggio che porta a una innovazione incredibile, la responsabilità sociale di un'impresa che porta profitti come la FAC, vengono messi al servizio della comunità, di un territorio, per costruire il futuro di quel territorio. Questo è un esempio che non esiste in altre zone del territorio regionale, ma anche del paese. Questa è una grande innovazione che, grazie al fatto che in un modo o nell'altro ci sia questa particolarità, certo, che la FAC ha una proprietà particolare come quella della diocesi, della curia bolognese, ha trovato nell'arcivescovo un'idea che dal mio punto di vista, in un momento in cui si dice che i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri, il lavoro ha avuto grandissime difficoltà, c'è un sistema di rilancio, ci sono segnali di rilancio per quanto riguarda le imprese e la crescita del nostro territorio, trovare in quella crescita la volontà anche di distribuire parte dei profitti per la qualità sociale, per i servizi e per la riqualificazione delle persone che sono in difficoltà è meraviglioso. E credo che da questo punto di vista hanno fatto bene tutti i soggetti interessati a seguire il traino dell'arcivescovo, certo, Zuppi, perché oggettivamente devo dire che i nostri sindacati sono stati i primi a stimolare e anche lo stesso Vacchi è stato fortemente protagonista. È stato bello che la città e soprattutto tutti i soggetti abbiano sposato questo progetto. Poi è interessante, e la chiudo, sì, che l'arcivescovo dia un segnale di non ci si può mettere così tanto. Infatti, per fare questa è stata una delle prime osservazioni, al di là della soddisfazione. Perché lui è da quando è arrivato che lavora su questo progetto e oggettivamente anche su questo ci dobbiamo chiedere cosa possiamo fare, perché la crisi morde da ormai 10 anni. Servono, come si dice, interventi immediati, dobbiamo essere più incisivi e più snelli, quindi se veniamo stimolati assumiamolo in positivo e costruiamo anche, certo, delle condizioni, come si dice, di intervento più funzionale, più efficace. Allora, momento di riflessione per la CISA regionale nelle settimane scorse, per ragionare anche lì su un piano futuro, immagino anche col segretario nazionale. Abbiamo fatto il congresso a inizio maggio, guardi, un bellissimo congresso, perché
abbiamo sposato, abbiamo messo insieme quelli che sono scenari internazionali agli scenari anche complicati, territoriali, locali, certo. A quelli che quindi qualcuno pensa, parliamo di robe serie, di robe concrete, quindi parliamo di noi. Parlare di noi significa anche guardare l'Europa, parlare di noi significa anche guardare cosa succede in America. Abbiamo avuto delegazioni straniere, abbiamo avuto testimonianze anche di associazioni di donne bosniache che ci hanno riportato la testimonianza di guerre che sono state tanto recenti e tanto vicino a noi, ma molto sottovalutate. Nello stesso tempo abbiamo guardato in casa la nostra regione, i nostri territori, abbiamo guardato insieme anche, è venuto il presidente della regione Bonaccini che ha fatto un lungo intervento, abbiamo guardato insieme a tutti i soggetti, a quelli che possono essere gli scenari futuri. Oggettivamente, lo dice anche Draghi, la ripresa sembra finalmente dare segnali di sì. Capacità strutturale di essere mantenuta. Io non sono così convinto, credo che in questa regione noi abbiamo dimostrato di essere traino, noi abbiamo dimostrato di lavorare con la coesione sociale, in quel congresso noi abbiamo, come si dice, significato la coesione sociale, che è lo stare insieme, guardare all'obiettivo comune, costruire lavoro, dare, come si dice, futuro alle persone attraverso lo stare insieme e non litigare, il non confliggere, ovvero coesione sociale. Coesione sociale, elemento di competitività, coesione sociale, attrattività. Un'impresa che viene a investire in Emilia-Romagna, se riusciamo a mantenere questo ambito, significa un'impresa che, nonostante le burocrazie, certo, nonostante tutti i permessi, può trovare un humus positivo e quindi quelle certezze che mancano dalle norme, come si dice, burocratiche, ritrovarle nell'ambito di coesione. Certo, si racconta, abbiamo letto sui giornali in queste settimane, arrivano le imprese ma non si trovano le competenze, no? Non si trovano i giovani con le competenze necessarie. È un paradosso incredibile. È un paradosso. Me lo passi, è anche un po' strumentale, sì. Ma è un elemento su cui noi dobbiamo lavorare seriamente. Lo abbiamo detto anche a Bonaccini per aggiornare il patto del lavoro, sui giovani e sulle politiche attive, si chiamano così, ma la qualificazione dei ragazzi, ma anche dei disoccupati, per i bisogni delle imprese va fatta un'integrazione vera tra quelli che sono i bisogni delle imprese e, come si dice, l'offerta formativa, sia essa pubblica o privata, di quel territorio. Se non c'è questo incrocio, faremo fatica a fare incrocio domanda-offerta in termini efficaci e funzionali. Senta, me l'ha buttata lì su un piatto d'argento, io non posso... Perché dice strumentale questo forte appello al fatto che mancano le competenze, gli istituti tecnici, eccetera, eccetera? No, dico strumentale perché credo che questo sia strumentalmente buttato come allarme proprio per alimentare una discussione, per stimolare una discussione. Io lo trovo strumentalmente impositivo, okay, questo perfetto. Chiaramente, perché se la Philip Morris o Lima, attraverso il suo, tra virgolette, proprietario, che è anche il presidente di Confindustria, dicono che questi sono problemi esistenti, e anche la statistica dice che il 23% delle domande non vengono corrisposte dalle competenze necessarie. Quindi è chiarissimo che i numeri ci sono, io credo che stiano segnalando un problema che, con tutta la fame di lavoro che c'è in questo momento, troverebbe risposta in un attimo, però troverebbe risposte di nicchia. Noi dobbiamo costruire un sistema strutturale, uscendo dal, come si dice, dal pensiero che i licei sono l'unica possibilità di formarsi in termini costruttivi e di visione per il futuro, dando significato a quella che è la formazione tecnica, dando significato non soltanto allo scuola-lavoro, ma dando significato alla capacità di quei corsi post diploma e post laurea che devono trovare assolutamente l'esigenza di qualificare le persone per i bisogni del territorio. Se qui serve
il tecnico meccatronico, bisogna fare dei corsi di meccatronica, non bisogna fare la chimica. Se invece in un altro territorio serve la chimica, lì bisogna fare un master di chimica. Da questo punto di vista non sempre c'è questa coerenza nell'offerta formativa in questi territori, anche nell'eccellenza, chiamiamola così, emiliano-romagnola. Quindi io lo dico strumentale, nella logica positiva di chi vuole costruire un sistema ancora più funzionale. Senta, altro aspetto invece che citava nelle sue prime parole, Draghi, la ripresa, cioè lei dice non vede ancora quei segnali di continuità, cioè che sia una reale ripresa e non qualche piccolo fuoco d'artificio. Se dovessi guardare Bologna, Modena e Reggio, per me è la ripresa strutturale. Cioè, Bologna, Modena e Reggio. Qui, in questo asse, che è l'asse manifatturiero più forte del tratto regionale della Via Emilia, non c'è dubbio che nonostante ci siano ancora casi, emergenze, difficoltà, perché purtroppo c'è una ripresa. C'è una ripresa chiara ed esplicita. Vado a Ferrara, non è così. Vado nel territorio romagnolo, non è così. Vado nel territorio parmigiano e reggiano, è più vicino all'asse a cui facevo riferimento il traino, ma non è così strutturata. Siamo un po' a macchie di leopardo. Io credo che dobbiamo lavorare affinché il sistema piano piano si uniformi. Vanno benissimo i traini, io sono perché non si dica loro vanno troppo bene, no, che vadano ancora meglio, ovvero che quest'asse sia davvero di traino per la crescita di tutta la regione, ma questo ancora non è, dal mio punto di vista, ancora chiaro, tanto che abbiamo in questo momento un'emergenza, se ne parlava nei giornali anche nei giorni scorsi, che sono quelle imprese che devono accedere alla cassa integrazione in deroga, che per effetto di norme che erano state, come si dice, deliberate dal Ministero rispetto a quelli che erano residui che avevamo in regione, che potevano essere messi in campo e deliberati. Noi abbiamo fatto in modo che facessimo gli accordi su questa cassa integrazione, che vuol dire che si utilizzano ancora quegli ammortizzatori, vuol dire che ci sono ancora dei problemi. La regione ci ha dato l'ok, l'INPS non riconosce quell'accordo, il ministero dà ragione all'INPS inspiegabilmente, e il rischio è che le imprese e i lavoratori si trovino senza quegli ammortizzatori, che sono una spinta passiva, ma una spinta al rilancio. Quindi è un sostegno. Vuol dire che abbiamo ancora tante emergenze, vuol dire che abbiamo ancora tante imprese in difficoltà, ma dall'altra parte abbiamo anche qualche paradosso, che non riusciamo più, anche se sono meno, a dare un significativo aiuto. Quindi da una parte si è ripartiti anche strutturalmente, dall'altra parte si arranca, e noi non possiamo lasciare indietro nessuno. Noi dobbiamo coinvolgere tutti, costruire partecipazione e crescita per tutti. Senta, siamo a 5 anni dal sisma che ha colpito la nostra regione, alcune zone ovviamente in particolare, prima scossa ricordate il 20 maggio del 2012, la seconda il 29, oggi il 24, siamo proprio a metà. Lunedì ci sarà il Presidente della Repubblica a Pieve di Cento, insomma in queste zone, ovviamente voi sindacati molto presenti. Sarà un momento bellissimo e fortissimo. 5 anni non sono tanti e purtroppo ci sono ancora situazioni. Certo. Noi facemmo una scelta 5 anni fa insieme all'allora Presidente della Regione Errani, che poi divenne commissario, che era quella di ripartire dal lavoro. E quindi primi aiuti alle imprese, poi ai cittadini e poi ai centri storici. E oggettivamente le difficoltà ci sono ancora. Noi abbiamo fatto una raccolta meravigliosa, cioè il mondo del lavoro si è scoperto come sempre solidale, come lo è anche rispetto all'ultimo terremoto del centro Italia, dove la raccolta sta andando molto bene. CGL, CISL e UIL, Confindustria, Confservizi hanno fatto un fondo che ha raccolto quasi 8 milioni di euro. Ci abbiamo messo un po' perché abbiamo scelto di dare risposte alla regione e ai territori, quindi concordando con loro e per loro quali erano gli interventi da fare, abbiamo costruito delle strutture innovative di grandissimo rilievo, identificabili, di grandissimo rilievo anche sul piano non soltanto architettonico, ma dell'efficienza, no? Risparmio energetico, antisismica, capacità, come si dice, di essere sostenibile sul piano ambientale.
a Pieve di Cento il 29 mattina il Presidente ci darà l'onore di essere presente, certo, all'inaugurazione di una di queste strutture, saremo con lui, daremo la nostra testimonianza e da questo punto di vista sarà molto significativo, perché quelle strutture sono il frutto della solidarietà del lavoro e quelle strutture guardano al futuro, perché sono strutture totalmente nuove con l'innovazione che pensano a dare un messaggio di speranza e di prospettiva a territori che hanno vissuto e vivono difficoltà nel costruire speranza, perché questi sono, come si dice, residui del terremoto che ancora si sentono nel territorio e speriamo anche con questa inaugurazione, con questa, certo, magnifica presenza del Presidente della Repubblica, quindi dello Stato, di dare, se non un sorriso, un segno di speranza. Bene, grazie allora a Giorgio Graziani, segretario generale della CISL Emilia Romagna, grazie, buon lavoro, mi sembra di capire, insomma, come grazie, sempre ce ne sia tanto. Noi ci fermiamo, facciamo il nostro break pubblicitario, a rientro torniamo sui quotidiani di Bologna, quelli nazionali, i nostri servizi, state con noi, a tra poco.